La staffetta 4% italiana ha vissuto un'emozionante ma travagliata esperienza ai mondiali a squadre 2024, guadagnando una medaglia di bronzo solo per vederla svanire a causa di una squalifica nella finale a Nassau, Bahamas. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il quartetto italiano, composto da Roberto Rigali, Marcel Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, ha conquistato il terzo posto con un tempo più che promettente, garantendo così la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Tuttavia, un errore fatale nel passaggio di testimone tra Jacobs e Patta ha causato la loro squalifica durante la gara, privandoli così della medaglia di bronzo conquistata in pista. Il campione olimpico Jacobs ha dato il via in modo deciso, mantenendo il passo con la concorrenza statunitense. Ma al momento critico del cambio, la staffetta italiana è incappata in una disastrosa transizione fuori dalla zona consentita, portando alla squalifica e al conseguente annullamento della medaglia di bronzo. Nonostante l'amarezza per la squalifica, l'Italia ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel panorama delle staffette mondiali. Il team ora si concentra sul riscatto e sulla preparazione per le Olimpiadi di Parigi, dove cercherà di difendere il titolo conquistato a Chorzów nel 2021 senza commettere gli stessi errori. In un evento dominato dagli Stati Uniti, con una prestazione straordinaria, l'Italia ha lasciato il segno nonostante l'incidente nella finale, confermando il proprio valore nell'atletica mondiale. E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento!